È tornata la vittoria il Chieti dopo due pareggi e una sconfitta, bene così, ne parleremo diffusamente tra pochissimo, però io vorrei partire da quello che è accaduto dopo il triplice fischio, perché c'è stato un grosso battibecco tra il presidente Serra, che per la prima volta era venuto qui a vedere la partita dalla panchina, tra l'altro lei ha dovuto fare un po' da paciere. Che cosa è successo in quei concitati minuti? Ma guardi, sono dei casi che noi non vogliamo neanche parlare, però trovo che se mettiamo in discussione, voglio dire, anche la proprietà, veramente insomma, non voglio neanche parlare, io voglio parlare dei tifosi, quelli che ce ne sono tanti, veri, di calcio, però queste sono singole situazioni che non analizzo, la lasciano il tempo che trova, questa non mi interessa. Ecco, un episodio increscioso, perché poi il presidente addirittura dal campo è salito per avere un confronto con questo tifoso o questi tifosi che lo beccavano. No, il presidente voleva capire, perché è un uomo di grande cultura, di grande intelligenza, e chiaramente si è posto una domanda, come tu, cioè, voglio dire, dopo il risultato veniamo da una sconfitta. Non era facile a livello mentale, questo l'avevo detto anche in settimana, e quindi insomma ci sono altri aspetti tecnici che dovevamo vedere. Ecco, è quello che vedo anche quando sono andato sotto la curva. Oggi non era una partita facile, a parte per l'entità del Fossombrone, ma anche per noi, perché dopo una sconfitta è chiaro che c'è un calo di tensione, invece ho visto una grande reazione della squadra e questo mi dà una grande fiducia. Ecco, posso dire che abbiamo e che siamo tutti dei grandi professionisti, e quindi ci sarà una sofferenza, però sono contento. Allora, direttore, parliamo proprio della partita, perché il riscatto c'è stato sia sotto il profilo del risultato, ma soprattutto anche della prestazione, io direi. Sì, oggi abbiamo visto un Chieti, una corazzata, abbiamo visto schemi di gioco, insomma, che è chiaro, in tutte le cose ci va ai suoi tempi, è come un fabbricato, se non ci sono gli scavi e le fondazioni, però sono convinto che piano piano daremo grandi soddisfazioni a chi lo merita e a chi veramente ha il cuore nero-verde, come noi, che da 15 mesi siamo qua e abbiamo preso a cuore questa situazione a livello calcistico. Dopo il pareggio del Fossombrone nel secondo tempo ha premuto molto la formazione marchigiana, e proprio nel loro momento migliore è arrivato il gol del 2-1 di Salvatore, poi il terzo gol bellissimo, straordinario, di Masavud. Sì, vabbè, oggi la squadra era con la testa, insomma, l'abbiamo visto in settimana, eravamo fiduciosi, siamo fiduciosi, questa è una squadra che secondo me può dare tanti sorrisi, non solo alla proprietà, ma anche a questa città che lo merita, ripeto, dopo tanti anni. Ci va a tempo, però vedo che chi è il vero tifoso, capisce un percorso di calcio che ci vogliono, insomma, alcune sezioni importanti. Uno sguardo così alla classifica, avete recuperato comunque due punti alla San Benedettese che ha pareggiato a Notaresco. Ma guardi, ero convinto, non perché io sia presuntuoso, il Notaresco sta facendo dei risultati ottimi, è un campionato altolenante, l'abbiamo visto anche noi col Vasto Girardi, a volte si scende in campo con le dinamiche mentali non giuste, chi avrà questa dinamica secondo me dirà la sua in campionato, oltre che chiaramente alle situazioni individuali. Davvero l'ultima, direttore, anche oggi Ardemagni in tribuna, guai fisici o c'è qualcos'altro? Ma Ardemagni sicuramente per la prossima partita sarà disponibile con tutti i ragazzi, ha una piccola infiammazione, però il ragazzo insomma ha una grande volontà di dimostrare quello che è, che noi siamo pienamente convinti, e sono convinto che metterà dei tasselli importanti per il Chieti.